Buongiorno a tutte e a tutti. Sono Luisella Pavan Wulf, la direttrice dell'Ufficio Italiano del Consiglio d'Europa con sede a Venezia. Sono lieta di accettare l'invito di partecipare a questo webinar sulla Convenzione di Faro e di parlarvi oggi di cosa l'organizzazione che io rappresento qui in Italia fa in materia di cultura e in particolare di patrimonio culturale. Intanto immagino che sappiate tutti che il Consiglio d'Europa non è l'Unione Europea. Il Consiglio d'Europa è l'organizzazione internazionale che dal 1949 da Strasburgo si occupa di diritti umani, democrazia e Stato di diritto. 47 Stati membri, 830 milioni di abitanti, tutti protetti da questo sistema che funziona essenzialmente attraverso trattati internazionali che poi vengono tradotti in legislazione nazionale. La convenzione forse più nota e forse la più importante di tutte è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, che costituisce in qualche modo l'impalcatura, l'infrastruttura di difesa, dei diritti umani dei cittadini europei ormai da 7 decenni. Se l'organizzazione che io rappresento in Italia si occupa di diritti umani, Stato di diritto e democrazia, perché anche da 7 decenni tratta di cultura e di patrimonio culturale? Perché il Consiglio d'Europa studia in modo approfondito e agisce nell'interfaccia tra cultura, patrimonio culturale, diritti umani e democrazia. Quindi vede la cultura essenzialmente dal punto di vista del rispetto delle identità multiple dei paesi e dei cittadini europei, vede la cultura dal punto di vista della promozione, dell'importanza della promozione della diversità culturale e del dialogo tra culture e religioni, vede la cultura dal punto di vista dell'importanza, della difesa della libertà di espressione, di associazione e di opinione, e dal punto di vista dello sviluppo e del sostegno alla partecipazione culturale di tutti. Dicevo un attimo fa che il Consiglio d'Europa agisce essenzialmente attraverso l'elaborazione di trattati internazionali, di convenzioni internazionali. Dagli anni 50 ad oggi un arsenale di più di 220 trattati internazionali. In materia di patrimonio culturale ce n'è 6, di cui vi dirò rapidamente qualcosa. La prima, quella di Parigi, firmata a Parigi nel 1954, è la Convenzione culturale europea, la madre di tutte quelle che si sono susseguite nel tempo a scadenza di quasi una ogni 10 anni. A quella di Parigi del 54 seguirono quella di Granada in materia di patrimonio architettonico europeo nel 1985, quella della Valletta del 1992 sulla protezione del patrimonio archeologico, quella di Firenze del 2000 in materia di paesaggio, tutela del paesaggio. La più recente è quella di Nicosia del 2017,
una convenzione di diritto penale internazionale sui reati relativi ai beni culturali. E quella di Faro, di cui parlerò più in esteso, del 2005, sul valore del patrimonio culturale per la società. Una parola innanzitutto sulla Convenzione culturale del Consiglio d'Europa, Parigi 1954, perché questa costituisce veramente, il quadro di riferimento per i 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa in ambito non soltanto cultura e beni culturali, ma anche educazione, sport, gioventù, insegnamento superiore e ricerca. Questa è stata veramente l'impalcatura per le politiche di tutti questi Paesi negli ambiti che ho ricordato un momento fa. È stata tradotta in legislazione, è diventata la base, il fondamento di tanti programmi, di tante iniziative internazionali e nazionali nella materia culturale e beni culturali. Una cosa mi preme sottolineare, qualcosa di assolutamente rivoluzionario per i tempi, per quando questa convenzione fu adottata, il fatto che per la prima volta si parlò di patrimonio culturale europeo, quindi non più nazionale, non più qualcosa che denota e connota i vari paesi europei, quindi non più un patrimonio culturale francese, tedesco, italiano o belga o del Regno Unito, ma europeo. Quindi questa convenzione per la prima volta sottolinea che se siamo tutti europei è anche perché abbiamo in comune una storia, una tradizione, un patrimonio culturale che è essenzialmente diverso da quello che possiamo trovare in altri continenti. Ci possono essere modulazioni da regione a regione o da paese a paese, ma se parliamo di ad esempio barocco, di illuminismo o di Mozart, ci riferiamo a dei fenomeni, a dei movimenti che accomunano tutti noi in quanto europei. Questa convenzione stabilisce anche il concetto di cooperazione culturale, in ambito europeo. E dicevo che sono concetti veramente nuovi, soprattutto dopo due conflitti mondiali che avevano visto al loro centro, i paesi europei, e soprattutto dopo, decenni, se non secoli, durante i quali, quando si parlava di, patrimonio culturale, ci si immedesimava essenzialmente con la tradizione e la storia di nazioni, di stato, na di stati-nazioni a livello europeo. Le convenzioni che ricordavo qualche secondo fa, quindi la convenzione in materia di beni archeologici o architettonici o paesaggistici, erano più o meno in linea uno con l'altro. Si preoccupavano essenzialmente di mettere in risalto come fosse importante preservare questi elementi di storia del passato per le generazioni future e come fosse importante per i paesi europei collaborare per il
per riuscire a tramandare alle generazioni future elementi di un passato comune. La convenzione è firmata a Faro, che è il centro di interesse di questa serie di chiacchierate e di formazione di cui il mio intervento fa parte, è un qualcosa di nuovo, di innovativo. In questa slide parlo di visione rinnovata del patrimonio culturale. Perché? Perché l'attenzione passa dall'interrogativo che cosa dobbiamo salvaguardare a una domanda nuova. Lo facciamo perché? Per chi? A beneficio di chi salvaguardiamo i beni culturali? Quindi la visione si sposta dai monumenti, dalle tradizioni, dai beni archeologici, a una visione del patrimonio come risorsa sociale, economica e politica. Il quadro concettuale cambia. Non più al centro dell'attenzione è il monumento, le pietre, la conservazione, il restauro dei beni patrimoniali, non più una visione che vede al centro dell'interesse il principe, l'intenditore, l'esperto. Non più neppure la visione che vede il patrimonio, l'eredità del passato, come macchina da intrattenimento. Una visione che vedeva l'importanza fondamentale dell'attrarre il pubblico per massimizzare il profitto economico. Una visione che vedeva il patrimonio a beneficio essenzialmente di non tanto gli intenditori, ma di consumatori, di un pubblico di consumatori di beni di massa. Quindi passiamo da queste due visioni a una visione che al centro dell'attenzione pone la comunità patrimoniali, la società, i cittadini che vengono coinvolti non solo nella fruizione del patrimonio patrimoniale, ma nella produzione stessa, nella diffusione e nella conservazione dei beni che la tradizione o il passato ci hanno tramandato. La risposta alla domanda lo facciamo per chi, a beneficio di chi, la risposta è che il patrimonio viene creato, preservato, conservato e tramandato dalla società e per la società. Naturalmente stiamo parlando di vari tipi di patrimonio. Patrimonio prima di tutto tangibile, mi riferivo alle pietre, quindi ai monumenti, agli edifici, alle opere d'arte, ma anche ai libri, agli artefatti, ai siti archeologici, città storiche, ma parliamo anche di patrimonio immateriale, quindi parliamo di tradizioni, parliamo di lingue, parliamo di arti dello spettacolo, parliamo di artigianato e vi ho ripreso in questa slide la definizione che di patrimonio immateriale ne dà la Convenzione UNESCO per la salvaguardia dello stesso. Definizione che si riferisce a prassi, rappresentazioni,
espressioni, conoscenze, know-how che le comunità, i gruppi, in certi casi gli individui, riconoscono in quanto parte della loro eredità culturale. Patrimonio tangibile, patrimonio intangibile, ma anche patrimonio digitale. E con questa accezione ci riferiamo alle opere d'arte digitali, oppure a quelle opere che sono state digitalizzate per essere conservate. Dicevo un attimo fa, visione 1.0, 2.0 e 3.0 di patrimonio culturale. Quello che mi preme sottolineare è che questa visione 3.0 non cancella le dimensioni precedenti, ma le utilizza come punto di partenza. Il patrimonio culturale si preserva quando non solo i direttori dei musei, i conservatori, gli accademici, gli esperti lo vogliono, ma quando l'intera comunità lo vuole. La funzione di intrattenimento del patrimonio culturale non è un qualcosa da rinnegare e eliminare, ha un suo spazio nella nostra società. Quello che è importante cercare di ottenere è la sostenibilità di questa funzione. Sostenibilità che è possibile soltanto se l'intera comunità ne è responsabile anche del monitoraggio dell'impatto della funzione di intrattenimento del patrimonio culturale sul patrimonio culturale stesso e sulla società in generale. Questa visione ha necessità per poter esistere e per poter sviluppare i propri frutti. Ha necessità che all'interno della comunità patrimoniale, comunità stessa e in riferimento ai singoli individui, vengano sviluppate competenze culturali in grado di permettere la responsabilizzazione della comunità e dei singoli individui e la capacità di monitoraggio degli stessi sul patrimonio culturale, per cercare di evitare fenomeni come quelli a cui abbiamo assistito in questi ultimi decenni e che vengono in qualche modo immortalati dalla foto che voi vedete in questa slide, e che sono quei fenomeni di cultura e turismo culturale di massa, che sono proprio quelli che una visione di tipo faro vuole evitare. Al centro della visione della Convenzione di Faro c'è questa nuova idea, questo nuovo principio di eredità culturale. Eredità, io impiego, utilizzo il termine eredità culturale in modo parallelo e analogo a quello di patrimonio culturale, anche se il termine heritage, patrimonio, il termine inglese è stato tradotto in italiano nella legge di ratifica della convenzione, nella traduzione italiana del testo
della Convenzione del Consiglio d'Europa è stato tradotto come patrimonio e non come eredità. Quindi patrimonio culturale è al centro di questo cerchio virtuoso che vede società, attività economica sostenibile, ambiente e qualità della vita, dialogo interculturale come qualcosa che viene animato dal senso identitario di patrimonio culturale slash eredità culturale. E la Convenzione dà una definizione di patrimonio culturale come insieme di tutte quelle risorse tangibili, intangibili e digitali che sono state ereditate dal passato e con cui gli individui che compongono una comunità patrimoniale si identificano perché li sentono come riflesso e espressione di tutti quell'insieme di valori, di credenze, di conoscenze e di tradizioni in continua evoluzione che definiscono tutti noi come individui e tutti noi come membri di una comunità patrimoniale. Se questa è la definizione di patrimonio culturale o eredità culturale, come insieme di valori, altrettanto importante nella visione della Convenzione di Faro è l'idea di partecipazione. Partecipazione dell'individuo, del cittadino, del membro di una comunità patrimoniale, in quanto diritto dovere, in quanto collaborazione tra tutti gli attori interessati. E qua è importante sottolineare tutti gli attori, sia pubblici che privati. Uno snodo molto importante della concezione della Convenzione di Faro è che tutti noi partecipiamo, tutti noi collaboriamo, tutti noi ci diamo da fare per tramandare questi pezzi del nostro passato alle generazioni future, ma è assolutamente importante che lo facciamo come individui, come membri di una comunità, nella più stretta collaborazione tra settore pubblico e privato. Quindi società civile collabora assieme alle autorità e alle istituzioni pubbliche a tutti i livelli, nazionali, regionali e locali. Perché se vogliamo tramandare alle generazioni future questi elementi identitari di eredità culturale, lo facciamo perché questo è responsabilità di tutti individualmente e collettivamente, attori privati e pubblici. L'idea dell'importanza, allora, l'idea dell'accesso alla cultura come diritto fondamentale di tutti noi. E l'idea dell'importanza della partecipazione di tutti noi al bene patrimoniale, al bene culturale, è importante che lo sottolineiamo in un contesto che è nazionale e italiano. Perché?
perché i dati Istat più recenti che io abbia potuto trovare, che sono quelli del 2019, che vengono riferiti a qualche anno prima, ci dicono che le persone che in Italia non svolgono alcuna attività culturale sono, ahimè, in continuo aumento. Come in continuo aumento è questo gap, questo divario tra classi sociali. Quelle meno abbienti hanno un tasso di partecipazione al bene culturale che è molto inferiore a quelle delle classi più agiate. C'è stato ultimamente un aumento leggero in tutto quello che è visite ai musei, ai monumenti e visite a partecipazione a spettacoli cinematografici e concerti di musica moderna, ma purtroppo l'anno scorso 9 italiani su 10 non hanno assistito a un concerto di musica classica, 8 su 10 non sono andati a teatro, 7 su 10 non hanno visitato un museo, 6 su 10 non hanno letto un libro, la metà degli italiani non sono andati al cinematografo e 6 italiani su 10 non hanno letto un giornale. La Convenzione di Faro, implementazione della Convenzione di Faro, ora che è stata, come voi sapete, da poco ratificata, data del 24 ottobre, la promulgazione della legge di ratifica con cui l'Italia diventa membro di questa convenzione. La ratifica, dicevo, può cambiare qualcosa per il meglio anche nel nostro paese. Forse anche dal punto di vista legislativo, vedremo quale sarà l'impegno del nostro paese in tal senso, ma direi che forse dal punto di vista legislativo abbiamo già un armamentario di leggi e regolamenti in materia di beni culturali che direi globalmente piuttosto completo e bello. Quindi forse quello è diciamo, il lato che ci interessa forse di meno dal punto di vista dell'adeguamento del nostro paese alla convenzione di Faro. Però sul terreno l'entrata in vigore di questa convenzione può cambiare per il meglio diverse cose. E forza è di constatare che nel nostro paese già esistono numerosissime comunità patrimoniali che in un modo o nell'altro valorizzano, cercano di preservare elementi di patrimonio culturale per le generazioni presenti e future e lo fanno con grande convinzione, registrando numerosi bei successi. Quello che spesso, non sempre, ma spesso manca, e dei legami un attimo più stretti tra operato della società civile e istituzioni. Quindi un auspicio è che forse
l'entrata in vigore della Convenzione di Faro possa rafforzare, sviluppare la cooperazione tra istituzioni e società civile e che la ratifica della Convenzione possa rendere ancora più vivace la partecipazione dei cittadini alla fruizione dei beni patrimoniali. Beni patrimoniali che, lo ricordo, non sono soltanto, tra virgolette, il Colosseo o Piazza San Marco, ma che possono essere anche i piccoli borghi, le chiesette sperdute tra le colline, i fienili, le tradizioni popolari, tutti quegli elementi del nostro patrimonio culturale. Con forti tratti identitari con cui individui e comunità patrimoniali si identificano con forza. Qualche esempio di come questo possa succedere l'abbiamo visto anche di recente. Lo stiamo vedendo direi ogni anno da 4-5 anni a questa parte, in occasione delle giornate europee del patrimonio. Una delle iniziative che l'ufficio che dirigo da Venezia ha preso in occasione delle giornate europee del patrimonio è stato quello di incoraggiare le comunità patrimoniali a organizzare delle passeggiate patrimoniali, passeggiate che sono, ricordo, diverse da semplici o classiche, piuttosto visite guidate. Sono passeggiate che vengono concepite e realizzate da chi vive o lavora in un determinato territorio e con questo territorio ha particolari affinità. Bene, quest'anno abbiamo organizzato più di 100 passeggiate patrimoniali, il mio ufficio le ha coordinate, in 17 regioni italiane. L'anno scorso già avevamo organizzato, questa è stata anche una iniziativa dell'ufficio italiano del Consiglio d'Europa, abbiamo organizzato una rete Faro Italia che attualmente ha una ventina di membri e che sta, membri che stanno scambiando informazioni, casi di buone prassi e cooperando tra di loro. Ho menzionato la rete Faro Italia, particolarmente attiva durante le giornate europee del patrimonio, una ventina di membri, ci riuniremo tra poco per la seconda volta. L'idea che si è cercato di promuovere finora è quella di sensibilizzare i territori ai principi della Convenzione di Faro, ma anche quella di cercare di formare membri delle comunità patrimoniali alle idee che la Convenzione di Faro, i principi della Convenzione di Faro cerca di promuovere. I membri della rete hanno poi trovato particolarmente interessante cercare di sviluppare imprese culturali e cooperative di comunità. La rete Faro Italia si è interessata di imprese culturali
e cooperative culturali perché ha esaminato degli esempi che venivano da fuori Italia, in particolare l'esempio di Marsiglia, dove la Convenzione di Faro è stata utilizzata da comunità patrimoniali locali e dalle istituzioni della città anche per creare sviluppo economico e anche sociale, ma sviluppo economico e sociale a livello locale. Abbiamo guardato quindi a quella che è la potenzialità della Convenzione di Faro in Italia per creare ricchezza a livello locale. E siamo partiti dai dati nazionali. Il rapporto annuo di Federculture di qualche anno fa ci diceva che la cultura rappresenta una grossa fetta del PIL italiano, quasi il 7%, una fetta che è andata crescendo in modo costante negli anni. Di un qualcosa che è variato tra l'1 e il 2% negli ultimi paio d'anni. La cultura dà lavoro a più di 400.000 imprese creative e culturali e a più di 1,5 milioni di persone in Italia. All'interno di queste imprese vorrei mettere l'accento su quelle che sono le cooperative culturali. Queste sono veramente molte imprese che sono attive nel turismo culturale, non hanno scopo di lucro. Presentano un'alta componente femminile e giovanile e si tratta molto spesso, se guardiamo ai gestori e ai soci lavoratori, si tratta molto spesso di persone con un alto grado di scolarizzazione. Fanno un lavoro buono e importante in tutto il paese perché gestiscono più di 700 luoghi che possono essere biblioteche, teatri, cinematografi, musei, aree archeologiche, per più di 14 milioni di visitatori. Perché sottolineare questa parte delle imprese culturali italiane, perché direi che siamo in piena applicazione della Convenzione di Faro, è un po' il modello che abbiamo visto, mi riferivo un attimo fa alla città di Marsiglia, sono imprese che fanno sviluppo economico e sociale a livello locale, lo fanno in modo sostenibile e in modo estremamente partecipativo, quindi molto democratico, quindi tutto questo assolutamente in pieno applicazione del modello della Convenzione di Faro. La pandemia che stiamo vivendo dall'inizio dell'anno ha in qualche modo accelerato dei processi di riqualificazione dell'accoglienza e soprattutto del turismo culturale che erano già in atto. Quando quest'estate abbiamo cercato di uscire dall'isolamento che avevamo vissuto da febbraio
del 2020, abbiamo cercato luoghi che erano lontani dall'affollamento, siamo andati alla ricerca di standard di sicurezza che fossero elevati. Erano modelli lontani dal turismo di massa che avevamo conosciuto negli anni passati, e da turisti siamo diventati quasi cittadini temporanei di questi nuovi luoghi, spesso di turismo, tra virgolette, minore, che andavamo scoprendo. Quindi sia la pandemia che questa neoratifica della Convenzione di Faro e una applicazione più sentita e più seguita della Convenzione in Italia possono mutarsi in vere e proprie opportunità sia nel breve periodo sia nel più lungo periodo per noi come cittadini, per le comunità patrimoniali in Italia, per il nostro patrimonio culturale. In quest'ultima slide vi ho messo una foto di un'opera d'arte di Roberto Quinn, uno scultore che ha esposto alla Biennale Arte di qualche anno fa a Venezia. E che mostrava queste mani che uscivano dal Canal Grande e andavano a sostenere uno dei palazzi di Venezia. In qualche modo quest'opera d'arte ci parla della fragilità del nostro patrimonio culturale e di come questi beni culturali vadano supportati, aiutati, preservati per le generazioni future. Bene, io credo che la Convenzione di Faro, messa in opera giudiziosa di questa convenzione nel nostro paese, costituisca veramente un'opportunità, per noi e per i nostri giovani, per le generazioni future, di vivere in modo diverso, in modo più rispettoso, più sostenibile il nostro patrimonio culturale e di tramandarlo, di viverlo in modo più rispettoso oggi, ma anche di tramandarlo in modo più sostenibile alle nostre generazioni future. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per quanto farete per la migliore conoscenza della Convenzione di Faro e per una più sostenuta applicazione dei suoi principi nel nostro paese. Grazie.